Buonasera amici di Radio Saiuz e benvenuti per questa nuova diretta di Spazio Aperto. Con voi come sempre Antonella Entrenò, saluto Rosario Moreno e lo ringrazio per la regia centrale da Treviso. Ciao Rosario! Ciao Antonella, buonasera a tutti quanti. Buonasera, buonasera, buonasera. Non fare così! Saluto Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo! Ah, ciao Antonella, grazie sempre per il titolo editorialista, che io prima di essere giornalista sono editorialista, ok, con la mia linea editoriale, che la dirigo io e non altri. Grazie, comunque, prego. Ti passerò brevissimo la linea per le news, Massimo. Saluto Marco Grilli, portavoce di Alternativa per il Friuli Venezia Giulia. Ciao Marco. Vabbè. Buonasera a tutti. E do il benvenuto al nostro graditissimo ospite, Luciano De Dei, che non vuole essere presentato con titoli particolari, ma con uno che sicuramente è il più importante, il nostro amico Luciano De Dei. Buonasera Luciano, grazie per essere intervenuto questa sera. Buonasera Antonella e a tutto lo studio e comunque certamente un buon pomeriggio agli amici di Radio Science. Bene, con Luciano De Bei questa sera che i nostri amici ascoltatori stanno imparando a conoscere per le trasmissioni che conduce il lunedì, il secondo, il quarto lunedì del mese, se non erro, proprio su Radio Saiuz alle 18.30. Trasmissione che ha stimolato, devo dire, la mia curiosità e ho avuto voglia di invitarlo perché credo che abbia delle cose davvero importanti e interessanti da dirci. La trasmissione si intitola Uomo dove vai? Scusate, ma stasera ho qualche problema. Uomo dove vai? E questa è la domanda delle domande. E con Luciano questa sera parleremo invece di uomo e denaro, il rapporto, se vogliamo, perverso, per certi versi, che ha instaurato l'uomo moderno con il denaro. E a brevissimo entreremo nel merito. Per il momento passo la linea a Massimo Bonella per le news e subito dopo a Rosario Moreno per i saluti al network. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella. Dunque, subito la notizia in primo piano, anzi meriterebbe il primissimo piano, perché dal sito internazionale.it emerge questa news che fa veramente pensare. I nuovi poveri italiani sono giovani e lavoratori. Vediamo di fare un po' una sintesi di questo articolo che c'è scritto, ripeto, sull'internazionale.it. Dunque, non più solo disoccupati, anziani o famiglie numerose, oggi vivono al di sotto della soglia di povertà anche i lavoratori, le famiglie non necessariamente numerose, i giovani. E quanto emerge dal rapporto per il 2016 su povertà ed esclusione sociale in Italia, intitolato Vasi comunicanti, pubblicato il 17 ottobre dalla Caritas italiana. Un quadro cambiato negli ultimi anni, spiega il rapporto, che secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Istat e riferiti al 2015, vede 1.582.000 famiglie in povertà assoluta, cioè più di 4,5 milioni di individui. Si tratta del numero più alto dal 2005, spiega il rapporto. Dunque, tempo fa, non tanto tempo fa, c'erano alcuni politici, che in modo particolare uno, che diceva ai ragazzi giovani che rimangono in casa sono dei bamboccioni. Ebbene, io vorrei dire a questi giovani: rimanete in casa. Rimanete in casa, perché qui non c'è più futuro, qui ci stanno, come dire, come una strozzinaggine, perché non riusciamo più a vivere. Quindi rimanete in casa, state insieme alle famiglie, cercate di mettere assieme quello che potete economicamente, e per cercare di far fronte a questa situazione che è veramente gravissima. Chi dovrebbe iniziare a fare qualcosa, o magari a spassare le strade, sono questi politici che da anni a questa parte, con un pendolarismo che va da destra a sinistra, hanno fatto altro che promettere belle cose all'Italia. Ricordo ad esempio Berlusconi quando diceva nuove strutture sanitarie, nuovo qua, nuovo lì, e poi abbiamo visto a che punti siamo arrivati. Questo il rapporto parla chiaro, e questa è la cartina di tornasole, questa è la prova del 9 di quello dell'operato di questi politici. E poi si credono, hanno il coraggio di dire ai giovani, sì, ai giovani,
che sono dei bamboccioni che devono andare fuori di casa. Sono cose che hanno veramente dell'incredibile, ma dell'incredibile davvero, che non ci sono pari a questo mondo. Alle 19.38 restituisco la linea alla regia, Rosario Moreno, che anzi saluto, so che avete anche un ospite importante, anzi due per l'esattezza, e noi ci sentiamo per gli aggiornamenti alle 19.25. Buona trasmissione. Bene, allora riprendo io. Buonasera a tutti quanti, il vostro Saiuz qui dalla regia centrale. Ringrazio Ugo, l'aiuto regista, un cordiale saluto al nostro ospite e un saluto e un abbraccio a tutti voi cari amici del network, come dico io, amici del condominio di Radio Saiuz. Ricordo a tutti che questa trasmissione, come tutte le nostre live, va in onda a reti unificate su Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana e Modena Noi Radio. Ovviamente va anche sulla web TV, sia sul canale YouTube di Radio Saiuz che sul sito radiosaiuz.it. Potete interagire con noi usando la chat, che è presente ed è comune in tutti i siti del nostro network, delle nostre radio associate. Quindi scriveteci e fate le vostre domande, oppure insomma diteci qualche cosa. Con questo è tutto, passo la linea ad Antonella per il prosieguo della trasmissione, come dice l'amico Massimo Morella. Ciao Massimo, vai Antonella. Grazie Rosario, grazie Massimo, e torniamo qui nel nostro studio virtuale in compagnia di Luciano De Bei, il nostro amico Luciano De Bei. Dunque Luciano, le notizie che giungono sono sempre più allarmanti e preoccupanti: crisi finanziarie, incremento della percentuale di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà. Sembra che la nostra vita ruoti attorno al denaro, che da strumento è finito col diventare il fine. Come è stato possibile che si sia giunti a questa situazione, secondo te? Allora, sì, per iniziare questa domanda, per iniziare a rispondere a questa domanda, che chiaramente è estremamente importante perché copre l'arco della storia dell'uomo e dell'umanità, io parlerò prevalentemente dell'uomo, perché non voglio parlare di economia o di politica in termini tecnici o stretti. Ci sono state troppe e ci sono troppe persone che ne sanno più di me in questo campo, ma che però in qualche modo ci hanno portato in questa situazione. Questa è una situazione che secondo me vedo la fine di un'epoca storica, come ci sono state tante altre epoche nella storia dell'umanità, e sta implodendo. Non ha più le energie per innovarsi. Il sistema economico che abbiamo messo in piedi non è in grado di rinnovarsi. Quindi io vorrei portare l'attenzione prevalentemente sull'aspetto dell'uomo, che è l'elemento centrale, è il perno del sistema, è il centro della circonferenza, e non è la circonferenza. Quello che parlano i tecnici in genere, parlano sempre di scienza che si trova sulla circonferenza. Io voglio parlare dell'uomo che determina la circonferenza. Il denaro, il rapporto col denaro, permettetemi di fare un escurso molto breve ma storico, che è necessario per mettere dei paletti, per capirci meglio e per capire dove voglio portare il discorso. Alcune migliaia di anni fa, quando l'uomo era in un periodo arcaico, chiaramente sapete meglio di me, esisteva il baratto, non esisteva il denaro. Quindi il baratto era uno scambio di merce con merce. Questo rendeva difficoltosa l'operazione, perché i prodotti non erano sempre simultanei nello stesso momento, dal momento che si parla di prodotti naturali prevalentemente, quindi il grano veniva raccolto in un periodo dell'anno, la frutta in un altro e via dicendo. E comunque non era possibile tanto scambiare in termini concreti, perché le quantità in gioco erano molto diverse. Con il passare del tempo e con i primi imperi che noi storicamente anche a scuola abbiamo imparato, dall'egizio al babilonese, al greco, al romano soprattutto, che a noi chiaramente ci tocca e ci interessa,
E qui a sto punto la moneta, come dire, è entrata in modo prepotente, perché l'economia di un impero del genere era molto florida e ricca, i mercati erano abbondanti, gli artigiani aumentavano, quindi il sistema di commercio doveva improntarsi su qualcosa di molto fluido e veloce. Lo Stato, l'impero a quel tempo aveva coniato, diventava, come dire, batteva moneta, quindi coniava moneta che in quel tempo prevalentemente aveva un valore intrinseco molto elevato, quindi parliamo di oro, di argento. Il sistema praticamente era improntato quindi sull'equazione merce, denaro, merce, ovvero l'artigiano produceva un prodotto, un bene, che andava al mercato, lo vendeva, acquisiva del denaro, con quel denaro una parte viveva, una parte comprava i beni per costruire nuovi prodotti, nuove merci. Quindi era un prodotto molto semplice. Però qui, e quindi porto l'attenzione per il momento quindi sull'uomo, qui l'anima dell'uomo era in primis, era in primo piano, era protagonista dell'operazione commerciale, dell'economia, perché l'uomo faceva con la propria dignità il proprio lavoro in modo cosciente, in modo attento, e cercava di fare il meglio possibile e presentava il suo prodotto, che non era solamente di prodotto naturale, ma era anche un prodotto di manufatto semplice, non so, delle ceste, delle dimonili, eccetera. Il sistema chiaramente con la storia, col corso della storia, è andato complicandosi, quindi abbiamo tutto un periodo di medioevo di piccoli staterelli che coniavano a loro volta, battevano moneta, vediamo l'economia del, non so, veneziana, oppure quella toscana di Medici, o quelle di Sforza a Milano, insomma sta di fatto che tutti questi piccoli regnetti, insomma, in qualche modo battevano moneta, e la difficoltà era proprio creare un valore di scambio tra moneta e moneta. A questo punto il colpo, diciamo, determinante l'abbiamo con le grandi, con la nascita delle grandi nazioni, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, con la scoperta delle Indie e delle Americhe. E quindi qui abbiamo un sistema che si sta, come dire, commerciale, che si sta ingrossando, che si sta ampliando sempre di più. Non abbiamo più il sistema merce, denaro, merce che avevamo prima, ma qui abbiamo merce, denaro ancora, nel senso che i movimenti dei beni, soprattutto quando si parla di trasporto con le Indie e con le Americhe, erano molto ingenti e dovevano essere anche assicurati i prodotti, a rischio di perderli. Quindi qui entra in gioco una nuova figura, la figura privata in questo, all'inizio, ma che ha una funzione di banca, presta denaro, riceve denaro. Qui l'uomo ancora è una condizione, diciamo, abbastanza importante, perché le merci, per quanto io possa trasportare lontano, comunque erano un prodotto creato sempre dalle mani, dalla manifatturiera dell'uomo, un artigiano, perché parliamo di piccole botteghe ancora. Il salto che cominciamo a averlo dopo il sistema mercantilista, perché il periodo mercantilista caratterizza proprio questo periodo delle grandi nazioni, delle scoperte, l'abbiamo con col periodo industriale. Il periodo industriale, qui abbiamo allora una novità, abbiamo dei grossi capitali, quelle banche che intanto nel frattempo si erano ben definite e ingrossate, va bene, creano dei capitali, grossi investimenti per una produzione nuova. Nel frattempo intanto abbiamo le scoperte, abbiamo delle innovazioni, abbiamo la scienza che si sta sviluppando sempre di più, eccetera, no? Che tutti sanno, almeno dovremmo saperlo sul piano della storia. E a questo punto però qui abbiamo un'equazione diversa, non abbiamo più merce, denaro, merce, ma qui abbiamo denaro, merce, denaro. Quindi il denaro sta entrando sempre più prepotentemente nel sistema dell'economia e le banche assurgono sempre più una veste di importanza capitale. Vediamo anche nelle Americhe, quando
mostrano anche in certi film, per esempio, che portano la ferrovia, guarda, lì sono tutte grandi società bancarie sostanzialmente che finanziano queste opere. E l'uomo a questo punto diventa sempre più una figura secondaria, non è più l'artigiano che sostiene l'economia. E teniamo presente che le nostre piccole economie le abbiamo caratterizzate anche fino a poco tempo fa, anche nel dopoguerra noi abbiamo tirato su l'economia italiana con le piccole imprese, con il piccolo artigianato. Comunque, queste grandi industrie richiedevano grandi, ingenti quantitativi di denaro e le banche chiaramente erano quelle l'uniche che potevano disporre di tali ingenti somme. Quindi l'uomo entra in un sistema di produzione sostanzialmente capitalistico che è in competizione con la macchina. Qui l'uomo non è più protagonista in primis, ma diventa una figura sempre più secondaria. Lo vediamo molto anche qui, stupendi film storici che hanno fatto a suo tempo epoca e anche adesso rimangono un punto di riferimento importante, Metropolis per esempio, no? Oppure di Charlie Chaplin, Tempi moderni, eccetera. Quindi tutto incentrato a far capire che l'uomo sta perdendo la sua posizione. Ma non è una posizione semplicemente operativa, sta prendendo la sua dignità di essere umano. E le banche, in primis, cioè coloro che gestiscono questi grandi capitali, vedono l'uomo semplicemente sempre più una macchina oggetto, usa e getta. Mi serve in questo momento, non mi serve più, lo butto via. Quindi stanno emergendo. Ti chiedevo scusa per l'interruzione, ma volevo giusto capire questo passaggio che mi sembra fondamentale. Sembra quasi che l'uomo sia rimasto prigioniero della sua stessa azione, perché poi sì, certo è stato ingabbiato in qualche modo, ma non è che lui si sia ingabbiato da solo. E poi farò capire perché siamo arrivati a questo. Adesso sto tracciando un po' ancora le linee guida di quello che è l'evoluzione per arrivare a capire cos'è l'uomo oggi, perché noi siamo la conseguenza di quei momenti e noi siamo il presente, il frutto di un passato nel bene e nel male. Quindi stiamo definendo un passato che farà capire il nostro presente. E quindi io credo che sostanzialmente l'uomo in quel momento, da allora, soprattutto con la prima metà dell'Ottocento, ma soprattutto nel XX secolo, quindi con l'inizio del secolo scorso, è stato in qualche modo proiettato contro la sua volontà, chiaramente, perché l'uomo per poter vivere è disposto a qualsiasi tipo di attività pur di poter appunto garantire una sopravvivenza a sé e alla sua famiglia. È stato proiettato in un sistema economico disumano perché, ripeto, gareggiare con il sistema tecnologico e allora che avevamo un sistema meccanico ancora primitivo era, per dire poco, disumano. Ma alle grandi finanze non interessava nulla, perché in quel momento a loro interessava semplicemente solo il mero guadagno. Qui si sta intravedendo una situazione nuova, cioè il denaro che crea potere. Quindi il potere è veramente il fine che l'uomo, alcuni uomini chiaramente, vogliono raggiungere. E il denaro è uno strumento, perché come tutti gli strumenti è neutro, è come l'uso che noi facciamo dello strumento che determina poi la qualità di quel bene, quello strumento. L'energia possiamo usarla in bene come possiamo usarla male, come tutte le cose. Quindi il denaro, diciamo, ha avuto il suo pieno fase di maturità con la industrializzazione e con l'inizio appunto di queste grandi società finanziarie, di banche. Torno a ripetere, quindi il sistema equazionale non è più merce denaro merce, ma è denaro merce denaro. Il sistema comunque si sta ingrossando sempre di più. Anche l'industria sta, facendo il suo tempo e sta passando il testimone a che cosa? Alle società finanziarie. Quindi le società finanziarie
che ovviamente noi vediamo in borsa, perché in borsa girano, noi vediamo quando fanno le quotazioni, insomma, anche la persona più comune, accendendo la televisione, sente queste notizie. Quindi le grandi società finanziarie girano miliardi, o perdono o guadagnano, in base al gioco di borsa. Qui a sto punto l'equazione finanziaria non è più denaro merce denaro che era nel sistema imprenditoriale capitalistico. Ormai il capitale non è più, non ha più autonomia, si è sempre più valso per poter esprimere la sua attività a finanziamenti bancari. Quindi le banche a questo punto hanno sempre più avuto agio sul sistema economico e politico, e quindi l'equazione che noi andiamo a vedere oggi finanziaria è denaro, merce fittizia o virtuale, che possiamo definire ancora denaro, e quindi denaro. Quindi l'equazione è denaro, denaro, denaro. Quindi a questo punto le banche, e quindi tutte le attività che noi vediamo che giocano su queste attività speculative, operano sostanzialmente in una, come dire, in una forma che non vedono più la merce. Loro possono contrattare in borsa fagioli come magari armi nucleari, che ne so, cioè la cosa per loro non interessa, a loro interessa il mero guadagno. Dove è andato a finire l'uomo? Ecco, qui è il punto. Quindi in questo sistema faraginoso, folle, l'uomo in quanto tale è sparito. È sparito perché è sparito come è sparita la merce. Nel momento in cui sparisce la merce, che è virtuale, anche l'uomo diventa virtuale. Allora, e qui siamo ai nostri tempi. Però il sistema, chiaramente la storia cammina, non si ferma, evolve, e credo che questo sistema non potrà altro che implodere. Perché in realtà, e adesso veniamo un po' alle cose più belle, più simpatiche nel dirsi, la vera ricchezza non la crea l'uomo, è la terra che ce la dà. È la trasformazione di beni che vengono dalla terra che l'uomo può appropriarsi di una certa benessere, una certa ricchezza. E qui un po' tutte le religioni parlano, quindi, che il Dio, cioè il creatore, ha dato all'uomo. Quindi l'uomo di sé non possiede nulla. Allora, la terra, che la chiamiamo madre terra, dovrebbe offrire il benessere, o quello che ha, a tutti gli esseri umani. Non c'è distinzione di sorta nella misura in cui uno si appropria delle ricchezze perché gli spetta. No, non gli spetta nulla. Gli spetta quanto ad altri. E se ha qualcosa in più è perché si è appropriato indebitamente. E qui la storia, inutile che ve la ripeta, la sappiamo meglio scorrendo le cronache di tempo, no? Quindi perché ci sono le armi e ci sono le guerre? A cosa servono se non per appropriarsi indebitamente di risorse di economie di altri paesi o di altre razze o di altre popolazioni? E quindi qui entra la mistificazione, entra la falsa politica, entra la disonestà, entra tutto quello che... entra il peggio dell'uomo. Quindi il denaro in quanto tale non è uno strumento per sua natura diabolico, è l'uso distorto che noi siamo andati a farne e che noi stiamo facendo. Oggi, per esempio, la tecnologia è arrivata a dei livelli talmente sofisticati e innovativi che noi potremmo avere tutto il mondo, potrebbe avere l'energia gratuita. Però nel contempo abbiamo degli armamenti che possono distruggere 7 o 10 volte, non so quante, il mondo. Ma che senso ha? L'uomo è arrivato a questo punto perché? Perché ha perduto la sua conoscenza di ciò che è. È qui che io voglio sempre, anche nelle trasmissioni in cui potrò condurre, eccetera, che mi danno la possibilità di farlo, voglio portare l'attenzione al centro dell'uomo, perché se l'uomo non conosce se stesso, non potrà andare da nessuna parte. Noi potremmo parlare di grandi teorie finanziarie, potremmo parlare di tutto quello che vogliamo, ma se non parliamo dell'uomo e quello che dovrà fare,
tutto questo non serve a nulla. È carta straccia come la carta moneta quando succederà un patatrac e non servirà a nulla. Questo sta a dimostrazione che evidentemente l'economia che avevamo messo in piedi non serve a nulla. Sarà più importante una mela che andrò a raccogliere da un albero che magari è caduta per sbaglio, è l'unica mela che rimane e che quella mi permette di vivere. Quindi noi stiamo maltrattando, distruggendo questa natura, madre natura, che in realtà, a parte i cambiamenti naturali che ci saranno, cioè, ma la stiamo distruggendo come se in realtà fosse una matrigna da distruggere. È l'unica fonte di ricchezza che abbiamo, è quella reale. Tutto il resto non è nulla. Oggi siamo arrivati dove? Siamo arrivati che le grandi banche finanziano le multinazionali. E le multinazionali dove attingono, dove dimostrano la loro potenza e dove cercano di accumulare ricchezze? Sul campo energetico, sul campo farmaceutico, sul campo alimentare e sugli armamenti. Quindi, per esempio, prendiamo un esempio, il farmaceutico. La farmacia dovrebbe essere, cioè il prodotto farmaceutico, la medicina dovrebbe essere per guarire l'uomo finalmente, definitivamente, sollevarlo dalla sofferenza. Ma nel momento in cui io capisco che l'uomo è diventato un pollo di batteria che serve, deve essere malato perché altrimenti le case farmaceutiche non si ingrassano, e qui vuol dire che abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo sbagliato tutto. In base tutto. A quello che tu dici, Luciano, viene naturalmente tante domande da porti. Forse la prima, in ordine di importanza, dovrebbe essere: cos'è l'uomo a questo punto? Esattamente, vedi, e qui torniamo al nocciolo, e qui dovrei però sì, in due parole non riesco a definire l'uomo, in senso che qui dovremmo cominciare piano piano a districarci in questa grossa matassa. Comunque cerchiamo di dare un inizio di risposta. Cioè, intanto l'uomo è formato di un corpo, di una mente e di uno spirito. E noi in realtà abbiamo elevato solo il corpo all'altare della idolatria. Basta vedere, non sto parlando di cose che... Basta vedere la pubblicità. Fate una statistica come la pubblicità è impostata e dove vuole arrivare. Il corpo è elevato a idolatria. Il perfetto corpo, il magnifico corpo, il più bello che ci sia. Facciamo addirittura programmi su questo, su programmi. Ormai non serve che lo dica io, perché io tra l'altro non vedo poco la televisione, vivo molto ritirato, quindi però cerco di capire dove sta andando il mondo e quindi mi aggiorno su questi spunti. Ma questa è la realtà. Quindi allora l'uomo è condizionato, non c'è niente da fare. Dobbiamo prendere atto. Però l'uomo non lo sa, lui crede di essere libero, ma non lo sa, perché i signori che stanno portando avanti queste politiche lo sanno benissimo come condizionare le menti dell'uomo, con la pubblicità, con la propaganda, col modo di presentarsi, eccetera. L'uomo crede di essere libero perché gli danno l'idea che è libero, altrimenti il gioco finirebbe subito. No, tu sei libero, decidi, ma cosa scegli? La busta 1, 2 o 3? Tanto sono io che ti ho dato le buste. E quindi la tua scelta è sempre una scelta falsa, virtuale, però sono io che conduco il gioco. Quindi la prima cosa è capire che io sono condizionato, che la mia vita, da quando nasco a quando muoio, è una vita di condizionamento e quindi non è vita. Perché se io vivo come una mezza macchina robotica e sono programmato, non a caso tenete presente che fra pochi anni, io credo, stanno già pensando di mettere un microchip sotto la pelle dell'uomo. Quindi il gioco è fatto a quel punto. È finita per tutti, perché loro riusciranno a controllare proprio come un robot, a distanza. E quindi l'uomo non ha più l'anima nella misura in cui non ha più la coscienza di essere. L'anima ce l'abbiamo tutti, ma può essere a livello embrionale come a livello maturo,
Infatti i grandi maestri dicevano che noi dobbiamo scolpire la nostra anima, cioè togliere dal masso informe che c'è e creare la bella scultura, eccetera. Tutte immagini per dire che noi, il nostro lavoro è quello di togliere. Quindi cominciamo a togliere il condizionamento. È più facile a dirsi che a farsi. Perché noi siamo abituati ad andare a vedere la televisione, siamo abituati a vedere i film. Guardate i film, ma basta vedere i temi dei film. Io basta, vedo il titolo, guerre, violenza. Ditemi un film dove non c'è violenza. Guardate i film degli anni 40 o anche durante la guerra, che c'era l'ultima guerra, e c'erano film d'amore perché c'era il desiderio di trasmettere amore, di ricevere quell'amicizia. Cioè, sono spariti tutti. Oggi c'è violenza, violenza e violenza. Poi ci meravigliamo quando un bambino passa dal videogiochi che spara e va a sparare naturalmente davanti a qualche persona viva. Quindi finché c'è condizionamento, la persona non sa di vivere realmente, crede di vivere ma non sa realmente. Quindi i suoi pensieri sono già programmati dal momento che si sveglia al momento che va a dormire. Tra l'altro passiamo un terzo della nostra vita a dormire, eh? E i due terzi diciamo nel dormiveglia. Come dicevo prima, abbiamo raggiunto una scienza delle energie tali che potremmo dare energia gratis a tutti. Ma questo cosa vuol dire? La tecnologia è talmente evoluta che noi potremo liberare l'uomo dalla macchina della schiavitù del lavoro. Non dico non lavorare, ma invece delle 8 ore potrebbe lavorare benissimo 3-4 ore al massimo e il resto dedicarlo a se stesso e al piacere della vita. Ma non potranno mai volere questo, non possono volere, perché l'uomo deve essere schiavo, perché se diventa libero pensa, e se pensa allora perdono il potere. Quindi perché possano mantenere questo potere dovranno riempirci sempre di problemi. Manca la casa, non riesco a pagare le bollette, mi devo abbattere. Quindi ti tengono sul livello della sopravvivenza, giusto giusto, perché tu non muoia, perché al senso dell'uomo poi chiaramente chi lavora. Ma non puoi pensare ad altro. Scusa, no, ho difficoltà a capire. Sento male. Luciano, che ci tengono? Senti, Luciano? Sì, un pochino, sì. Dicevo che ci tengono in uno stato di agonia continuo e costante. Ma esatto. Vorrei farti un'altra domanda. Se l'uomo è condizionato, quindi non è libero, è condizionato in tutti gli aspetti della sua esistenza, sì, e quindi anche condizionato nei desideri, per cui anche condizionato, scusa, nei desideri. Ah beh, certo, infatti la pubblicità è fatta per questo. Io creo il desiderio, io il prodotto io l'ho già costruito, ma io devo, per venderlo, creare il desiderio. Quindi la pubblicità serve proprio per, siccome io so che l'uomo è già programmato. E quindi a questo punto io faccio una serie di spot pubblicitari, io sono convinto che dopo un mese, due mesi, lui va a comprare quel prodotto senza neanche pensarci. Cioè nel senso che ha bisogno di quel prodotto, sente la bisogno, basta vedere i telefonini, fanno la pubblicità dei telefonini prima di metterli e poi c'è la ressa, si scannano per andare a comprare l'ultima generazione di telefonini. Stiamo parlando di giovani, stiamo parlando di quei giovani che si diceva prima non hanno lavoro. Esatto. E per cui possiamo dire che la condizione a cui si è giunti nasce anche da una scarsa conoscenza che l'uomo ha dei suoi stessi desideri? Siamo a questo punto perché, se ho ben capito la domanda, perché, siamo a questo punto perché effettivamente l'uomo non riesce a comprendere la sua vera natura. E io che ho il potere farò di tutto perché non la comprenda. Quindi anche le informazioni io riuscirò a controllare, a parte i media, ma anche addirittura le stesse fonti storiche io manipolerò. Non conosciamo la vera storia, noi la storia è artefatta. Ma anche la stessa Bibbia, basta capire, la stessa Bibbia, tanto per portare un esempio che se mi viene in mente, ma non solo. Le traduzioni sono quelle che sono, ma qualsiasi testo viene manomesso e manipolato. Noi pensiamo di essere liberi, non siamo liberi. Ecco, a tal riguardo, Luciano, ti dico che un ascoltatore in chat ci ha comunicato, rispetto a quanto dicevi prima sui microchip, no?
ci comunica che hanno già iniziato un esperimento e c'è uno scienziato che ha progettato questi microchip e se li è impiantati nella pelle. È quello che stavo dicendo, quindi arriveremo a questo. E loro, il grande potere, ma, cioè, dobbiamo capire questo, perché altrimenti, cioè, non possiamo girare. Io sono poi tra l'altro una persona che sono abituata ad andare al cuore del problema subito, non lascio perdere qualsiasi altro aspetto secondario. Guardo l'essenza, qualsiasi cosa mi capita, infatti io non sarò mai informatissimo in tutti gli aspetti secondari, io li perdo di vista, ma quello che a me interessa è cogliere il senso, il valore centrale, il cuore del problema. Ecco, quindi pensiamo una cosa, ma perché secondo voi, chiedo, i grandi capitali, perché solo i grandi capitali possono farlo, hanno fatto quella banca di semi che è al Polo Nord, in Scandinavia, non so, insomma, hanno fatto una grandissima banca di semi, di Sì, al Polo semenze Nord. naturali. Prego? Al Polo Nord. Sì, al Polo Nord, sì, ecco, vedi, appunto, aspetta, tanto a me non interessa dove, cioè, nel senso, a me interessa che l'hanno fatta. E l'hanno fatta perché? La domanda è perché? Perché sanno benissimo che potrebbe succedere qualcosa che di irreparabile, che quindi quei semi poi dovranno tornare utili, altrimenti non l'avrebbero fatta, a cominciare dall'OGM. Loro l'OGM lo fanno, ma sanno benissimo che potrebbe essere un flop. Ma intanto te lo propinano. Ma perché te lo propinano? Perché ti controllano, perché loro, dandoti l'OGM, sanno che dopo loro vendono i loro prodotti chimici, che sono gli unici che possono gestire e controllare l'OGM, la crescita della pianta, altrimenti verrebbe infestata subito. È tutta una manipolazione. Ecco, quindi l'uomo, noi abbiamo già a livello nazionale, abbiamo già perduto la nostra, come dire, autorità, la supremazia e indipendenza, non l'abbiamo mai avuta dal dopoguerra, ma in generale un po' tutti gli anche altri stati europei, ma comunque anche mondiali, la stanno perdendo rapidamente. Perché? Perché chi gestisce le risorse economiche e soprattutto energetiche detiene il potere, e loro il potere lo gestiscono come vogliono, non al beneficio dell'umanità. Allora, cosa fare? Perché qui torniamo al punto, perché altrimenti adesso abbiamo fatto una bella analisi negativa, quindi una brutta analisi della situazione, ma in realtà cosa fare? Ecco, io vedo, al di là delle grandi rivoluzioni che ci sono sempre state nella storia, che non hanno cambiato nulla, perché la rivoluzione in quanto tale non è altro che spostare il potere da una situazione a un'altra, con grandi disagi e difficoltà maggiori, l'unica vera rivoluzione è quella interiore, cioè l'uomo. Io mi rendo conto che è una cosa difficilissima, perché la maggior parte delle persone che sono immerse nel condizionamento a cui piace stare il grande fratello, a cui piace i benefici che hanno da questo sistema, non ti ascolteranno mai. Ascolteranno solo coloro che hanno capito un pochino, che vivono nella sofferenza e che hanno capito che questo mondo è tutto da rifare. Ecco che allora inizia la ricerca di se stessi, ed è un lungo percorso, attenzione, non è che prendo una medicina e domani sono già cambiato, no. La vita è una prova, un banco di prova molto importante. Il fatto è che noi, quando nasciamo con una, chiamiamolo così, con una quantità di benefit naturali. Noi questi benefit non li stiamo perdendo, invece dovremmo mantenerli e arricchirli. La cosa andrebbe molto più avanti nel discorso adesso, perché entriamo proprio nello specifico di cos'è l'uomo e come deve comportarsi. Quindi, dal mio punto di vista, così velocemente, io consiglio intanto di buttare a mare tutta la pubblicità. Non guardate più nessuna pubblicità. Chiudete la televisione quando fanno la pubblicità, perché quelle notizie, quando entrano, e dirò anche che è più importante l'udito che la vista, l'udito è una cosa nei valori sottili, nelle percezioni della nostra mente, della nostra psiche, l'80% opera la vista, il resto gli altri sensi. Ma anche se precludo la vista, l'udito ha una potenza ancora maggiore. Quindi noi dobbiamo proprio chiudere la televisione, perché quando entra
una parola eccetera, entra un seme e quel seme prima o dopo matura, perché magari mi soffermerò davanti a una vetrina, davanti a un negozio, a quello che sia, a un discorso con altri amici. Se è già entrato quel seme, quello matura. Quindi la prima cosa per poter recidere i gangli con questo potere è chiudere, togliere le loro possibilità di arrivare a noi, alla nostra mente. Chiudere la pubblicità, chiudere la televisione e vedere quei pochi programmi interessanti che qualcosa fanno, ma sono molto pochi, comunque ecco. Io intanto consiglio questo, ma poi bisogna, se bisogna fare qualcosa di più serio, bisogna entrare in una introspezione. E qui ci vuole una disciplina, un'auto-osservazione. Questa auto-osservazione chiaramente necessita di strumenti come la meditazione. La cosa diventa sempre più un po' più complessa finché almeno all'inizio uno non prende una pratica. E questa pratica, questa disciplina è doverosa. Quindi non si potrà più mangiare in modo abbondante, intanto per, cioè il fisico io dovrò nutrirlo nel modo giusto e corretto. Il piacere della gola e abbuffarmi e poi dormire come un ghiro dopo aver mangiato non funziona, non ci si sveglia così, anzi ci si addormenta ancora di più. Luciano, prego. C'è Marco Grilli che vuole farti una domanda. Sì, buonasera intanto. Buonasera, ho avuto il piacere di ascoltarti. Ho avuto piacere di ascoltarla fino ad adesso, però mi è nata una domanda, una tra le tante. Lei crede in una sorta di collegamento esoterico tra il denaro e l'uomo? Tutto, se vogliamo, è esoterico, non solo il denaro. Tutto è esoterico, perché è tutto... Allora, qui entriamo in qualcosa di più specifico. L'uomo... Io ho il difetto di entrare in qualcosa di specifico, purtroppo. No, per carità, no. Solo che per rispondere dovrei sempre partire un attimo con una questione un po' più allargata. Quindi, l'esoterismo interessa la sfera della spiritualità dell'uomo. Quindi è chiaro che si muove sempre la parte più sottile verso la parte più grossolana. Quindi esiste un collegamento verso il denaro, come diceva lei, nella misura in cui c'è, come dire, dentro di me una energia inconscia che si sta liberando e che è la necessità di avere potere. Cioè non tutti gli uomini cercano il potere, ma ci sono degli uomini che cercano un potere smisurato, che esso è inappagabile, non riescono a trovarne una fine. Ecco, queste persone chiaramente si incanalano nelle condizioni sociali, dove, tipo politica o altre cose, dove riescono a realizzare i loro progetti. Ma è una necessità interiore che, se non è in qualche modo conosciuta, se non è esperita in modo cosciente, è chiaro che questa forma di esoterismo che si diceva non è conosciuta, cioè non è, mi passa, mi sfugge via. Noi si parla tanto di esoterismo anche in molte filosofie locali eccetera, ma l'esoterismo ha una storia molto antica, quanto all'uomo quasi, solo che allora a quei tempi là l'uomo era molto più sensibile alla natura e alla parte spirituale, perché quando vedeva un albero non vedeva un qualcosa in cui si trasformava in denaro, cioè lo taglio, lo porto via e poi eccetera, vedeva un qualcosa che aveva un'anima, e questo rapporto con l'albero, cioè con la natura, sviluppava un rapporto esoterico. Quindi creava una specie di comunicazione vitale di entità, tra il mondo, tra il regno animale e quello vegetale, ma anche quello minerale. E qui poi chiaramente la religione porta a conoscere che tutto è immerso in una coscienza e tutto ha una finalità, creativa. E l'uomo è una parte di questa creatività, solo che l'uomo si è appropriato indebitamente, crede di poter gestire come vuole questo pianeta, questa natura che in realtà gli è stata solo prestata per poter realizzare e crescere in coscienza. Quindi l'uomo è qui non tanto per mangiare e dormire e farsi la guerra, ma è qui per poter crescere in coscienza ed elevarsi a livelli divini, cioè diventare una divinità.
Gesù lo diceva, voi siete dei, ma non lo sapete. E noi siamo, dobbiamo scoprire quella divinità che abbiamo dentro di noi, ma qui la cosa si fa, ripeto, un po' più seria in quanto tale, insomma, rispetto a questa trasmissione che adesso mi sento un po', come dire, fuori tema, ecco. No, no, non siamo fuori tema, perché comunque quello che tu dici è riconducibile proprio a questo rapporto distorto, deviato, fuorviato che l'uomo ha instaurato col denaro, con l'accumulo compulsivo del denaro, perché oramai c'è una sorta di dipendenza. Ma rispetto ai tanti maestri che hanno fatto visita a questa umanità, Gesù Cristo ci ha lasciato una frase sulla quale bisognerebbe riflettere e che ci riconduce al tema della nostra conversazione, e cioè: anche quando uno ha abbondanza, la sua vita non dipende dalle cose che possiede. Sì. Quindi la nostra crescita spirituale dovrebbe essere il fine di questa esistenza materiale, cioè il nostro corpo è uno strumento per giungere a questa situazione. Esatto, è uno strumento. Noi, infatti, il corpo, e questa è la mia interpretazione, chiaramente, per carità, non ho l'arroganza di avere la verità, ma questa è la mia convinzione più profonda. La coscienza, quando si incarna, e si rincarna, e quindi qui dovremmo parlare di reincarnazione, ma comunque, quando si incarna, assume una forma corporea adatta alla sua evoluzione. Quindi il nostro corpo, quando noi lo acquisiamo nella misura in cui ci serve proprio quel corpo, con quella mente. Solo che poi l'uso che noi andremo a farne, cioè qui entra in gioco, no, tanti fattori. Non è scontato quindi che quel corpo dovrà svolgere quella funzione. Cioè io ho una macchina e dopo però posso usarla come ritengo più opportuno, nella misura in cui il momento in cui mi trovo ho il libero arbitrio, entro certi limiti comunque, il libero arbitrio di scegliere, perché anche se condizionato, come si diceva prima, io sono fortemente condizionato, però ho anche la capacità di prendere coscienza che sono condizionato, quindi ho la capacità di questo libero arbitrio di poter uscire, o quantomeno capire che posso uscire da questo meccanismo, altrimenti allora saremo veramente delle macchine. Solo che la chiamano Maya, cioè l'illusione, quindi questo accanimento da parte della persuasione che vogliono a tutti i costi catturare la tua mente per poterla controllare, è difficile liberarsene, perché proviamo a mettere delle persone, uomini o donna, non so, davanti a una macchina, davanti a un bel gioiello. Vediamo quanti non riescono a dire, ma tutto sommato è un pezzo di pietra, non me ne frega niente. Cos'è? La macchina, ma io posso andare via anche con un'altra macchina, non è quella che mi serve. Invece vediamo che qui accarezziamo l'oggetto e lo facciamo proprio. Voglio quell'oggetto, è mio, perché? Perché lo voglio mostrare in certo qual modo a tutti gli altri, perché quell'oggetto rappresenta me. E quindi qui c'è una caduta profonda della coscienza, che sta diventando quell'oggetto. Io senza quell'oggetto non vivo più. E allora, posso fare una? Prego. No, finisca questa, dopodiché avrei una domanda di collegamento. No, prego. È più importante la sua domanda, mi dica. No, io parlerei con lei per ore di questi argomenti, anche se normalmente il taglio dei miei interventi è di natura prettamente politica o politica economica. Ma questo è un condizionamento, mi permetto di dire. Bene, è che loro mi hanno voluto per questo, e quindi diciamo che mi ha dato questo. Mi permetto di dire, nel senso che la prenda come battuta, io rispetto tutti e non mi permetto di giudicare nessuno, io esprimo un po' le mie idee, è assolutamente fuori da me, dal mio sfera relazionale, quello di giudicare qualcuno, quindi la prenda come una piccola battuta. Ma assolutamente sì, non si preoccupi, infatti quando ho detto... ormai diciamo gli ascoltatori, così come la conduzione, mi conoscono abbastanza bene per sapere che mi piacerebbe molto parlare anche di questi argomenti, perché ogni volta
mi capita di, diciamo, di collegare sempre la sfera spirituale anche a quella, diciamo, politica e economica, perché sono strettamente correlate, o meglio dovrebbero essere molto più correlate. Infatti la domanda è esattamente, giustamente come dice la domanda, lei, la domanda è questa, molto semplice: se lei dovesse dare un suggerimento a questa politica, quella alla quale abbiamo fatto riferimento, la politica della materialità a tutti i costi, sì, dell'impossessarsi di qualcosa, quindi del possessivismo sostanzialmente, spinto, sì, all'ennesima potenza, quale suggerimento vorrebbe dare a qualcuno che propone di modificare la Costituzione per rendere più snelli i procedimenti legislativi e quindi andare incontro alle esigenze della collettività, dei consociati, e maschera il tutto con una bieca operazione pubblicitaria che altro non serve che a fare qualcos'altro? Lei mi sta, come dire, tra virgolette, provocando, nella misura in cui sa che non c'è una risposta vera e seria. Cioè, mi spiego. No, la risposta seria ci sarebbe anche. Senso che non c'è, perché queste persone hanno già dimostrato che non hanno un'anima, cioè non hanno un'anima in cui non è un'anima evoluta. Quindi a cosa si può dire a una persona che non ha un'anima? E quindi rivolgo a lei la domanda, capisce? Quindi non è facile darvi suggerimenti, perché io dovrei dire: se avete un briciolo di anima e un briciolo di coscienza, dovete risvegliarvi subito e capire dove state portando il popolo, la gente, dove state portando voi stessi, eccetera. Ma se io faccio questa semplice considerazione, non dico mi ridono in faccia, ma poco ci manca, perché il grado di ignoranza in cui si trova, ignoranza chiamano spirituale chiaramente, in cui si trovano è così profonda che non si arriva a comunicare. La coscienza non è più sveglia, purtroppo. Io mi rendo perfettamente conto di quello che sto dicendo. Noi siamo in mano ormai a delle persone, non mi riferisco solo a uno o due, a un gruppo, siamo in mano anche fuori dalla politica, perché anche una pluralità di soggetti. Guardi, esatto, anche nell'imprenditoria, nell'economia, basta andare anche sul mercato, cioè voglio dire, ormai la società più o meno a questi livelli. Questo è il dramma. Quindi non è solamente la politica che è fuori, attenzione, con tutte le responsabilità, avrà delle grossissime responsabilità, perché è al vertice della piramide, quindi hanno maggiore responsabilità. Ma se siamo un po' tutti in queste condizioni, non è facile uscirne. Io credo, quello che sto dicendo e propinando, io credo che sto cercando di buttare dei semi, come c'erano nelle parabole evangeliche. Uno butta dei semi, poi cadono dove cadono, qualcuno comincerà a fruttificare. Qui il punto, il problema è che noi dobbiamo rigenerare, riformare l'uomo del terzo millennio, e non è una sfida da poco. Questa società non può entrare nel terzo millennio ormai. Vorrebbe, ma imploderà, non molto imploderà. E quindi sarà una come l'Araba Fenice che dovrà nascere da queste ceneri. E mi viene in mente in questo momento un bellissimo libro scritto filosofico di Benjamin, che è stato poi ucciso, questo ebreo, ucciso nell'ultima guerra dei tedeschi, Angelo Nuovo, l'angelo nuovo. E questo angelo che corre, che vorrebbe aiutare l'umanità, ma purtroppo è condannato a correre all'indietro, e quindi non vede l'umanità, ma vede quello che gli sta, quindi correndo all'indietro, vede solo la storia dell'umanità e vede solo rovine, distruzione. Questo purtroppo è quello che si vorrebbe aiutare, ma non si riesce. L'umanità non è facile poterne farle uscire da questa situazione. Non per nulla c'è la sofferenza. La sofferenza, parliamoci chiaro, cos'è? Se non essere usciti da qualcosa che era naturale. Se noi viviamo in equilibrio con la natura, ben difficilmente abbiamo della sofferenza. Mi insegna la scienza, mi dice che l'80-90% delle malattie sono psicosomatiche, intanto, ma basterebbe anche meno. Quindi vuol dire che noi abbiamo una mente malata, e il resto delle altre malattie è perché viviamo in uno stato di incoscienza. Quanta gente si fa male a casa? Uno dei luoghi più pericolosi è la casa,
ma dove? C'è tutto che... Invece si cade, ci si fa male, ci si taglia. Perché? Perché si vive continuamente in uno stato di incoscienza, cioè non ho la coscienza di quello che sto facendo, non sono presente a me stesso. Questo è il dramma dell'uomo. Vive in uno stato di sonnolenza, semi-addormentato. Basta sentire, voi che siete nell'attività giornalistica, state attenti quando qualcuno parla, dirà: questo è il mio sogno, io sto realizzando un sogno, io voglio che quel sogno mi appaghi di felicità. Quelli sono i discorsi che girano. La felicità è già dentro di noi, altrimenti è inutile cercarla fuori se non fosse dentro. Il nostro cercare fuori è la proiezione di quello che abbiamo dentro. Per esempio, io quando vedo uno che ha la villa, che ha un bel giardino, che ha una macchina stupenda, il mio vicino, l'invidio perché? Perché io penso che quegli oggetti gli danno felicità. Quindi la mia ricerca non è il bene in quanto tale, è la felicità che io penso che quell'oggetto mi dia. Ma è un fallimento questo, perché per raggiungere quel progetto, quell'oggetto che quindi diventa un progetto di vita, va bene, dovrò lavorare una vita eterna, e quando arriverò alla fine e che avrò finalmente quell'oggetto, capirò che sono infelice perché ho rovinato tutta la mia vita in un'attività inutile. Ma a quel punto è già un po' troppo tardi. Per cui Luciano, la sofferenza dovrebbe essere per l'uomo un mezzo, un modo per cominciare a fare una riflessione molto seria su se stesso, sul suo ruolo e sul suo scopo in questa vita. Sì, se c'è quel briciolo di coscienza, di consapevolezza, di capire perché era, uno dice: perché soffro? Perché mi è capitato questo? Cioè, un fumatore, per esempio, che viene colpito da una brutta malattia ai polmoni, non può dire non lo sapevo, quindi la sua causa la conosce benissimo. Altri tipi di sofferenza invece psicologica, che hanno una causa e che quindi va cercata, non per nulla molti vanno dal psicologo, no? Ma in realtà, attenzione, io credo, e non voglio per carità essere frainteso, ma la mia convinzione è che la mente non può curare la mente, questo è un punto fondamentale, è lo spirito che cura la mente, cioè l'organo, l'ente superiore che cura quello inferiore. È il re che può aiutare i suoi sudditi. Noi abbiamo, lo dicevo la volta scorsa, ma la nostra vera essenza è rivestita di 5 corpi energetici, dal più sottile al più grossolano, di cui il corpo è quello più evidente. Se noi entriamo in noi stessi, vediamo che abbiamo un corpo energetico, quindi più sottile, un corpo mentale, un corpo causale, un corpo di beatitudine, ecco la felicità, e poi l'essenza vera nostra, vera e propria. È il corpo energetico che controlla l'attività del corpo fisico. La malattia viene dal corpo energetico, perché abbiamo blocchi energetici, abbiamo un sistema linfatico che non funziona più, non drena più, abbiamo moltissime malattie sui centri cardiaci, eccetera. Ma questo viene dal corpo mentale, che è superiore. E noi ci fermiamo qui, nel senso che uno dice: beh, curiamo la mente. No, è lo spirito, cioè il corpo causale, che può curare la mente. E qui è l'inghippo, la difficoltà della società. Io vedo queste situazioni, per carità, non posso mica farne purtroppo qualcosa, ma mi rendo conto che, per esempio, un'altra cosa che mi viene in mente, la religione, la vera religione, non queste, per carità, non ne parliamo neanche, ma la vera religione dovrebbe curare l'anima. Infatti i grandi maestri spirituali erano anche psicologi, ovviamente. I grandi padri del deserto erano i primi veri psicologi, non quelli di oggi. Perché? Ma perché era l'anima che ovviamente capiva il gioco della mente. E capire il gioco della mente attraverso, da una mia posizione esperienziale superiore, che posso capirlo, altrimenti non riesco. Se sono identificato, se sono dentro, non posso capirlo. Non so se mi sono spiegato. Lei mi ha offerto spunti, adesso intervengo, mi ha offerto spunti, mi ha invitato a nozze almeno una trentina di volte da quando ho cominciato a parlare. Questo è il mio problema. No, non faccia troppi banchetti, però le fa male la salute.
No, 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 la salute spirituale sicuramente no. Io ho No, la no, sfortuna certo. di cercare di curare al pari la mia salute Mi piace spirituale. fare ogni tanto delle battute, perché bisogna anche sollevare un po' lo spirito dalla troppa serietà. Ah, sì. Ma Antonella, ti pare che io sia una persona seria? Ti conosciamo come tale. Ma Il nostro regista purtroppo mi ricorda che sono le 19:33 e devo dire che questo mi procura grande rammarico. Non so, Marco, tu forse volevi chiedere ancora qualcosina a Luciano? No, perché sennò andiamo alla trentunesima Andiamo a... festa, quindi Va bene, Vabbè. allora. Magari la metterete via per la prossima volta, se ci sarà una prossima volta. Assolutamente. Ma su questo ci puoi contare. Poi, tra l'altro, come vedi, da lei sono passata al tu con una certa rapidità, per cui non perché io sia sfacciata, ma perché, insomma, Però per... posso, po Antonella, posso solo dare una segnalazione tecnica. Il tuo amico lo sento benissimo, te ho difficoltà a capire quello che stai dicendo. Mannaggia, cercheremo di migliorare la prossima volta, No, no, così. proprio il sistema del microfono o qualcos'altro. Ecco, ha solo un dato tecnico che volevo dirti, non lo so. No, Vabbè, per chiuso. tutto bene, però. Certo. Bene. Va bene. Allora, Luciano, ricordandoci che l'uomo è un'entità assoluta nella sua parte spirituale, invitiamo i nostri ascoltatori a ridare attenzione a quello che davvero conta. Forse Esattamente. dovremmo un po' rigettare il consumismo sfrenato, la voglia di prevaricare sull'altro e ricordarci che ognuno è fratello dell'altro. Ma invece di Comunque. andare, chiedo scusa Antonella, ma invece di andare sui vari supermercati anche la domenica che sono aperti, ma perché non ci si trova tra amici e si fa una partita a carte al limite, anche se e mai si fa qualche bel discorsetto più un attimo più impegnativo? Si allargano le amicizie, si parlano, invece di mandarci le comunicazioni col cellulare, eccetera. Quello serve nel caso di un'emergenza, ma di un'emergenza seria, vera, per carità, ecco lo strumento importante. Ma dopodiché va accantonato, io farò due telefonate al mese, guarda, per dirti, no? Non, il telefono però ce lo porto appresso sempre, perché? Perché potrebbe chiamare la moglie, potrebbe. Quindi, invece di andare in giro, adesso magari è anche inverno, quindi invece trovatemi da qualche parte con quei 4-5 amici, magari quelli che si sentono più in amicizia, più vicini, eccetera. Ma invece andare in giro per questi negozi a fare shopping, no? Che non serve niente, no? Ci addormenta sempre di più, ci crea dipendenza sempre di più. Abbiamo già gli armadi pieni, cosa vogliamo comprare? Perché la novità, la novità magari con i pantaloni rotti, io ogni No. tanto mi ma insomma, vabbè. E qui torniamo ai condizionamenti dai quali siamo partiti. Comunque, ecco, io purtroppo devo necessariamente chiudere. Ti ringrazio molto, Bene, Luciano, per essere stato con noi questa è sera. La stato un prossima piacere anche per volta me. è Un per noi. abbraccio a tutti voi. Grazie anche a Grazie. te, Luciano, e la prossima volta avrò un microfono migliore. Grazie ancora e buona Ok. serata. Ti toccherà andare al supermercato oppure al centro commerciale, però. Va bene, Buona ma buona serata. serata, buona serata. Grazie, Luciano, buona serata. Arrivederci. Bene, vediamo se Massimo Bonella ha degli aggiornamenti rapidissimi dell'ultimo minuto. Allora, riprendiamo qui da Radio Fabbro Veneto online. Dunque, non ho aggiornamenti dell'ultimo minuto, posso solamente, ecco, darvi un aggiornamento per quanto riguarda la nostra testata che è pianetaoggitv.net, sempre qui da Fabbro, siamo in provincia di Venezia. Abbiamo il settimanale, che tra poco lo vedrete anche su Sirius Televisione, dal titolo Tutela dell'ambiente, tutela dei territori, da Martellago Venezia, l'intervista all'architetto Giorgio Sarto in occasione di un momento di riflessione su queste tematiche. La collaborazione attualmente con il circuito interregionale terrestre, vale a dire radio e televisioni che trasmettono sul digitale terrestre in FM stereo, e naturalmente il circuito Radio Science Network. Poi abbiamo una notizia che ci proviene dall'Unione Italiana, che si è tenuta lunedì a Lubiana la 25esima seduta ordinaria del Consiglio di Programma della Radio Televisione di Slovenia, a cui ha partecipato Maurizio Tremol, presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, in qualità di rappresentante della comunità nazionale italiana in Slovenia, nominato dalla CAN Costiera.
Trèmol ha esposto e difeso le delibere accolte la mattina stessa durante la riunione del Comitato dei Programmi Italiani di RTV Capodistria, presieduto da Alberto Scheriani, per la parte relativa ai piani di programmi radiofonici e televisivi per la CNI, sarebbe Comunità Nazionale Italiana, per il 2017. È stato richiesto un urgente incontro con il direttore generale, il presidente del consiglio di sorveglianza e il presidente del consiglio di programma della RTV di Slovenia per affrontare la problematica della riduzione delle risorse che sta causando non pochi problemi alla programmazione in lingua italiana. Dunque, con questo le 19.39 è tutto da Venezia, vi restituisco la linea, ci sentiamo alle 22 per altri eventuali aggiornamenti. A te Antonella. Grazie a Massimo Bonella, intervista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ricordo agli ascoltatori che Luciano De Bei sarà in diretta il 24 ottobre, vale a dire lunedì prossimo, alle 18.30, per cui potrete seguire la sua trasmissione e naturalmente interagire con lui. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato, ringrazio Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso, ringrazio Ugo da Modena che ci ha assistiti alla regia, ringrazio Marco Grilli, portavoce di Alternativa dal Friuli Venezia Giulia. Marco, spero di poterti risentire alle 22 e do appuntamento a voi ascoltatori per la prossima diretta alle 22, Osservatorio Antimafia. Questa sera avrà come ospite Anna Petrozzi, redattrice di Antimafia 2000, per cui una donna finalmente che si occupa di antimafia. Vi do appuntamento quindi alle 22 per chi potesse, per chi non potesse invece vi rimando a mercoledì prossimo sempre alle 18.30 su Radio Science. Grazie a tutti e buona serata.